Buonasera e ben ritrovati a tutti sul canale di Rubaldo Gamer. Oggi vedremo la top 5 dei giochi usciti in aprile 2017 e buona visione. In quinta posizione, per gli amanti dei MOBA, abbiamo Dawn of War 3. Questo titolo, come appunto vi ho già detto, è un titolo MOBA, è un titolo nuovo ed è tantissimo atteso da coloro che hanno seguito i precedenti titoli e porterà davvero delle meccaniche interessanti anche per i nuovi giocatori che non sono, diciamo, entrati nello spirito competitivo dei MOBA, in modo tale da potersi approcciare, diciamo, in modo più diretto alle meccaniche dei MOBA ed essere magari anche più competitivi all'interno delle campagne multiplayer. Perché sì, in Dawn of War 3 avremo una nuova campagna single player dove verranno approfondite tutte le meccaniche per, diciamo, avviare il giocatore meno esperto a delle tecniche e tattiche da adottare anche nel multiplayer. Gli eventi della campagna si svolgono su Acheron, un pianeta deserto con colonie esterne in cui la battaglia tra le fazioni protagoniste infuria senza sosta a causa della scoperta di un manufatto nascosto nelle viscere della Terra capace di cambiare le sorti della guerra. I gameplay di Dawn of War 3 sono sostanzialmente diversi a seconda della scelta della razza. Infatti avremo gli Space Marine, come da tradizione della saga, saranno le unità più equilibrate, che saranno basate sul fuoco di precisione e sull'attacco melee a corto raggio. Poi avremo gli Eldar, che invece sono più subdoli e agiscono alla ricerca di punti deboli degli avversari per colpire rapidi e veloci. Mentre gli Orchi, come sempre, si avvarranno della loro potenza numerica e dei loro feroci attacchi coperti di ira. In quarta posizione, invece, troviamo Dragon Quest Heroes 2. Dragon Quest Heroes 2, che aveva già portato col primo capitolo la missione di unire l'RPG al Musou, era stata apprezzata tantissimo dalla critica e ci vuole riprovare di nuovo con questo secondo capitolo, portandosi a passo con i tempi e facendo diventare il gioco un open world. Infatti in questo nuovo capitolo non avremo più missioni da accettare e portare a termine per poi tornare nella città di riferimento e ricominciare così da capo, ma avremo tutta la libertà di girare il mondo in lungo e in largo e decidere noi che cosa fare. L'open world ci permetterà di avere una serie di accorgimenti che miglioreranno tantissimo la nostra esperienza di gioco. Avremo infatti la possibilità di imparare le nuove meccaniche di gioco molto lentamente, in modo tale da abituarci poi alle meccaniche più avanzate in endgame. Per quanto riguarda invece il lato multiplayer, sinceramente c'è ancora tanto da vedere e da provare. Sinceramente non ci ha lasciato nessuna impressione positiva, in quanto ci è sembrato quasi di giocare in una campagna single player circondati da tanti NPC comandati dall'IA. Da aggiungere dire che non c'è più niente e vi lascio la visione di questo video. Terzo in classifica invece abbiamo Drive to Death. Questo gioco, come potete vedere, è un multiplayer FPS che ha una grafica molto particolare, una grafica disegnata su quaderno. Grazie a questa scelta di grafica, che secondo me è veramente un tocco molto particolare e innovativo, sarà possibile giocare questo gioco veramente su quasi tutti i computer che esistono in commercio. Questo gioco ci offrirà tantissimi personaggi con abilità e armi differenti e ci farà divertire con le sue arene, giocate in cooperativa multiplayer oppure in multiplayer a squadre o in deathmatch tutti contro tutti. La peculiarità di questa grafica ci darà veramente un gameplay molto longevo e semplice che sicuramente in futuro ci darà tantissimi aggiornamenti con nuove classi e nuove armi. Un gioco per tutti, per un passatempo abbastanza veloce di tutti i giorni. Vi lascio la visione del gameplay. Thank you.
In seconda posizione invece troviamo il gioco Sniper Ghost Warrior 3. Questo gioco credo che difficilmente verrà ricordato per la sua storia, in quanto molti dialoghi e alcune situazioni smorzano, diciamo, in maniera poco realistica le scene che in realtà dovrebbero essere serie e riguardante proprio delle azioni di guerra molto importanti. Però abbiamo ricchi colpi di scena, ovviamente adornati da una grafica veramente mozzafiato, che ci faranno comunque sia godere questo titolo. La mappa si mostra veramente ampia e offrirà al giocatore diversi punti di approccio per ogni tipo di missione che andrà ad intraprendere. Abbiamo per queste infatti missioni primarie e missioni secondarie. Queste missioni secondarie riguardano ad esempio il recupero di risorse e di dati sensibili oppure l'eliminazione di target specifici. Come per il titolo rivale Ghost Recon Wildlands, avremo la possibilità di farci affiancare da un drone che appunto ci segnalerà i nemici e sarà molto più facile per noi sniperarli con il nostro personaggio. Gli spari da 150 metri saranno sicuramente quelli più complessi tra calibrazione e mirino, l'influenza del vento, parabola e discesa del proiettile. Sbagliare un colpo del genere significa far saltare il nostro ruolo di sniper. Eccoci finalmente al primo classificato di questa top 5 del mese di aprile. Il suo nome è Outlast 2 e come ben saprete tutti voi questo è il sequel di Outlast 1. Per chi non conoscesse questo genere, è un genere di avventura horror dalla grafica davvero molto inquietante e tetra. Il suo livello grafico è davvero tanto alto, tale da farci immergere completamente nell'atmosfera del gioco. La trama di Outlast 2 si ispira a fatti realmente accaduti e per lo sviluppo di questo secondo capitolo i programmatori vogliono, diciamo, rifarsi a quelli della figura del massacro di Jonestown del 1978. Il protagonista sarà Blake Langerman, un cameraman che lavora con la moglie Lynn. I due sono giornalisti investigativi e si ritrovano invischiati a loro malgrado, ovviamente, in una storia terribile e surreale. Per evitare spoiler all'interno del gioco non vi racconterò dei primi passi iniziali, in quanto comunque sia voglio lasciare a voi la piena libertà di provare questo titolo e di assaporarvelo tutto. L'inizio comunque sia della nostra avventura non è certo tra i migliori. Ci vedremo catapultati in una landa desolata dove avremo solo a disposizione la nostra telecamera con i raggi infrarossi per intravedere quello che ci circonda. La caratteristica importante di Outlast, come il suo predecessore, è l'impossibilità di poterci difendere dagli attacchi nemici. Infatti potremo solamente nasconderci, scappare o evitare certi pericoli, e questo terrà il giocatore in uno stato d'ansia costante, ed è proprio questo il bello di Outlast 2. E con questo ragazzi io vi lascio la visione di questo gameplay, godetevelo tutto fino alla fine e ci vedremo per l'appunto nel finale per i saluti. Jesus. Lynn. No.
away all that I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Col mese di aprile era veramente tutto, ragazzi, ci dispiace che non era molto ricco, ma questo ci offriva il mercato e questo abbiamo provato per voi. Vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto questo video di lasciare un bel mi piace, lasciare un commento, iscrivervi al mio canale e al forum di MMORPG Italia per stare sempre collegati e aggiornati. Ci vediamo come sempre nel canale di Rubaldo, ciao a tutti, alla prossima!